Il club Sor Optimist di Teramo organizza 2 giornate tematiche contro la violenza sulle donne, con lo slogan Orange in World, decido io. Il 24 novembre si camminerà insieme, mentre il 29 novembre si affronterà il tema della parità con personalità della cultura. La presidente del club teramano, Anna Di Russo. 2 giornate organizzate dal club Sor Optimist per dire no alla violenza sulle donne. Sì, anche il club di Teramo ha aderito alla campagna Orange the World, così come tutti gli altri club dell'Unione Italiana, aderendo all'iniziativa messa in primo piano dall'UNESCO. Il colore sarà l'arancio quest'anno, come anche l'anno scorso, perché è un colore luminoso con il quale auspichiamo un mondo senza violenza, contro tutti, ma in particolare contro le donne, che ne sono le principali vittime. Cominciamo domenica 24. Sì, cominciamo domenica 24 con una camminata solidale, partirà da Viale Mazzini e si snoderà lungo il corso per concludersi a Piazza Martiri. Avremo 3 momenti di letture e di riflessioni e ci sarà anche la testimonianza di una donna che purtroppo ha subito violenza e che però è riuscita a recuperare una sua vita, diciamo, per quanto possibile normale. E poi il secondo evento si terrà il 29 novembre presso la sala dell'Archivio di Stato. Lì incontreremo la giornalista Laura Fasano, è una soroptimista del club di Novara, è stata direttrice della testata giornalistica Il Giorno, vice direttrice, ed è stata direttrice della rivista invece del Soroptimist La Voce delle Donne. Di cosa parleremo? Parleremo di un argomento attinente: donne, diritti, parità. Oggi la strada è ancora lunga. Avremo interventi anche di altre relatrici e sarà un momento così di confronto al quale invitiamo la cittadinanza e anche qualche scolaresca, perché il futuro è loro.